Radio 21 Aprile Web by Quid Melius Roma. Tutte di ordine corinzio, cioè con il capitello corinzio e le scanalature in rilievo e smussate, e il monumentale ingresso era probabilmente costituito da quattro grandiose colonne in marmo bianco, anch'esse di ordine corinzio, anch'esse quindi con il loro bel capitello con le foglie di acanto. Quello che noi chiamiamo oggi Portico d'Ottavia è in realtà il rifacimento che della Porticus Octaviae dei tempi di Augusto fece Settimio Severo intorno al 200 d.C. Questa ricostruzione è celebrata nella grande scritta nell'architrave del portico. Quel che sappiamo di come era fatto il Portico d'Ottavia risulta dalle informazioni raccolte nella Forma Urbis Severiana, ossia la pianta della città incisa su lastre di marmo all'epoca di Settimio Severo, sempre lui. Ma la
cosa più bella e più romana del rifacimento del Portico d'Ottavia ad opera di Settimio Severo è che non si butta nulla. Alcune colonne vecchie furono utilizzate per il nuovo colonnato ed altre sono finite nel timpano. Dai, andatevi a cercare, si vedono veramente molto bene. Ciao, alla prossima. Dai e ad maiore.